Allora, Guido Veninata, ritagli, foto, ricordi. Questo libro, ritagli, foto e ricordo, scusa se ti interrompo, ci tengo moltissimo, è un libro che ho fatto perché tante volte raccontando la mia lunghissima storia di oltre 40 anni di attività sportiva e tutte le mie vittorie, tutte le cose, raccontando... Abbiamo visto la sala delle coppe. Ho notato che qualcuno, magari quando ancora non aveva questa esposizione, queste coppe così, qualcuno mi guardava un pochino stranito, ma questo vecchio, tutte queste cose, ma quando le ha fatte, come le ha potuto fare? E proprio mi veniva il dubbio che qualcuno potesse, magari, e allora ho preso... Ho preso questo libro, e non è altro che una raccolta, ritagli, sono tutti raccolti di giornali che a me servivano, ce le avevo, perché serviva quando dovevo andare a contrattare con gli sponsor che io ne ho avuti di abbastanza importanti, l'Amaretto di Saronno, la Coca-Cola, la Fanta, un albergo londinese, insomma, che mi sovvenzionavano, mi sovvenzionavano a livelli che io non ero in condizione, certo, di prendere la macchina, caricarla sull'aereo e portarla fino all'Australia. Erano tutte, io facevo parte nel giro mondiale, certo, come... E avevo l'obbligo assoluto di fare, avevamo l'obbligo assoluto di fare tutte le macchine, tutte le gare. Cioè non è che, certo, così come lo sponsor dice di fare vedere così oggi la Formula 1, partono sempre 20 macchine, ci sono dal primo fino all'ultimo giorno, ma quello che arriva ventesimo è vincolato alla partecipazione, perché ci sono gli sponsor, la pubblicità, certo, contratti che si sono già venduti, le televisioni di tutti i paesi del mondo che hanno venduto le loro sponsorizzazioni, le loro cose. Per cui c'è l'obbligo categorico della presenza. Della presenza. E onestamente si arriva anche stanchi, perché quando, dopo un campionato del mondo significa 15-16 gare, di andare a girare per tutto il mondo, in inverno si sa fermi, e c'è il problema anche del fuso orario, cioè, perché non è che... Jet lag, tutto quanto. Allora, però Vito, ora andiamo verso questa chiusura, è una chiacchierata, magari le faremo in altre occasioni, altre ancora. La mia domanda è questa. Vito Veninata, con tutto questo popò di passato, di come si diceva una volta, di corridore, oggi dice pilota, una volta era corridore, con tutta questa straordinaria carrellata di macchine che ci ha fatto vedere dal 509 alla multipla, per indicare tutti i passaggi, tutto per esempio di genialità, perché poi c'è tecnica, c'è abilità, c'è passione, c'è tutto qua. Ripeto, oggi io ho visto, quando lo incontro, ora non ci incontravamo da tempo, lo incontro spesso col motorino. Oggi, la macchina di oggi, dove veramente forse devi solo portarla a fare pipì perché non la sa fare da sola, perché non sa trovare il bagno, finché non la insegnano con l'intelligenza artificiale il segnale della tolè. Oggi il pericolo rimane sempre se uno non sta attento, perché anche se è infinitamente più agevolato, forse il signor Rossi, che è meno abituato, deve essere ancora più attento. Certamente, non sotto... Parlo della guida normale. Sì, sotto un profilo, ecco, tutti i giorni, la circolazione, le prestazioni che hanno le macchine, tutte queste cose... Qualcuno che non rispetta assolutamente le leggi, non è assolutamente di grande sicurezza la guida di tutti i giorni oggi sulle strade normali. Ma la conoscenza e il rispetto del proprio mezzo, cioè tenerlo sempre nelle migliori condizioni, rimane una regola base. Indubbiamente, per me è una cosa assolutamente indispensabile, però allo stesso modo vedo, noi abbiamo anche un centro di revisione che la gente si presenta con macchine assolutamente... Con gomme latte. Assolutamente impresentabili, e per giunta a volte hanno la pretesa, la presunzione, la...
di voler pretendere che questa macchina possa essere magari revisionata, rimessa in circolazione, resa agibile per circolare, cosa che invece non è assolutamente. Non, ripeto, le revisioni biennali in Europa hanno moltissimo migliorato la situazione sotto un profilo. In Italia? In Italia ci stiamo adeguando anche, sono qualche cosa si riesce a fare abbastanza bene. Sendo... Ultima cosa, Vito, la domanda è, tu sei padre, che un giorno, ti auguro fra 1,5 milioni di anni, lascerai questo straordinario non patrimonio, non solo economico, anche se il valore è altissimo, proprio questo straordinario patrimonio di passioni, di bellezza, di eleganza, di raffinatezza, di storia, i tuoi figli e la generazione di oggi, lontana dalla tua e dalla mia, secondo te quanto e come, andiamo a chiudere, può recepire del messaggio? Ma io ho tantissima speranza, i miei figli mi seguono indubbiamente. Vabbè, perché c'è anche un fatto di famiglia. Ho tantissima speranza nel mio nipotino omonimo, Vito Veninata, che porta il mio nome, io al quale gli ho regalato anche dal bambino, gli ho regalato una macchina appena è nato, l'Alfa 1009 Super, io l'ho regalata per una storia particolare, l'ho regalata al mio nipotino, perché è una macchina, adesso potremmo modo di poterne parlare, che io l'al 1009 la ritengo la macchina che mi ha cambiato la vita, perché è un po' lunga la storia, la possiamo raccontare un'altra volta, però è una macchina che ha determinato veramente la formazione del mio carattere, della mia personalità, una lezione ricevuta da mio padre proprio per un danno fatto sulla 1009 che mi ha portato, ragazzino, ma non avevo manco la patente, mi ha portato moltissimo. Moltissimo al rifiuto. Un'auto di formazione sta. Sì. Bene, Vito. Allora, chiudiamo. Quello che riguarda il libro, io non ho mai avuto, per rispetto a mia madre, a Ragusa, sono stato anche in contrasto, questo lo posso dire apertamente, sono stato anche in contrasto con la stampa locale, perché io non intendevo assolutamente dare notizie e diffondere nel mio ambiente dove vivevo, perché tutte queste notizie delle mie prestazioni sportive, delle mie pazzie, che arrivavano all'orecchio di mia madre, per lei era una sofferenza talmente... Quindi hai preferito il blackout. Per rispetto a mia madre, io della mia attività, quando, a fine gara, non ne ho mai parlato. E ovviamente... anche i giornalisti locali, che allora vedevano le pubblicazioni sui giornali nazionali e io invece sulla cronaca di Ragusa non si vedeva assolutamente, ma per partito preso. Ma lo facevo, ripeto, l'unico modo che potevo avere come rispetto a mia madre, che di questa mia passione, di questa mia fissazione, come la chiamava lei, questa follia, lei ne soffriva in un modo incredibile, ne ha sofferto, e mio padre in un certo qual modo, che non mi ha contrastato, però in un certo senso a proteggere mia madre mi davo una gran mano d'aiuto, cioè quando mio padre sapeva che io andavo in Australia e invece la mamma gli diceva che ero andato in gita con amici fuori. Allora Vito, per chiudere però una domanda alla quale mi devi rispondere, ti prego, con un sì o con un no. Arrivato oggi, quando abbiamo, io e te, passato tanto, non ci siamo incontrati, abbiamo gareggiato insieme sui campi di calcio il sabato con Turati, piccolo club, è un po' a ritmi un po' più lenti, diciamo così. Una domanda, oggi come oggi, rimpianti? Ma rimpianti niente, a parte il tempo che è passato, diciamo che la mia vita me la sono goduta sotto tutti i punti di vista, perché ho fatto un'attività lavorativa sempre indipendente come commerciante. E poi hai corso. Poi ho corso senza limiti, perché veramente non mi sono posto assolutamente limiti, e questa passione
che ho con queste macchine mi soddisfa ampiamente, proprio ancora io riesco a farmi giornate intere di lavorare, perché poi è un, certo, lavoro, un lavoro un po' da pazzi, che ne prendi una, la sistemi, cioè vai al mare, una passeggiata, questa la riposo. Bene. Passano 2 anni e siamo un'altra volta appunto al lavoro da folle. E per chiudere chiudo io allora, ho chiesto a Vito, Vito, ma queste macchine sono funzionanti? Mi ha dato una risposta proprio breve, non dico arrabbiato, dice: qui le macchine funzionano tutte. Signori, dal santo orio automobilistico di Vito Veninata, grazie a Vito, vi saluto.